I soldi ci sono, ma la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino è ancora bloccata. Quella discarica, conosciuta come i Tre Monti, è ancora piena delle sue 240.000 tonnellate di rifiuti chimici, lì colpevolmente ammassati, sin dagli anni 60. Il commissario Adriano Goio disponeva dei mezzi per avviare la bonifica, ma non lo ha fatto, perciò dovrebbe dimettersi. Lo chiede il pool di associazioni ambientaliste che segue con grande impegno la scabrosa vicenda. Il prossimo 4 ottobre riprenderanno le udienze preliminari nel processo per l'inquinamento di Bussi e della Val Pescara e si ripartirà dall'ipotesi di reato di avvelenamento, come spiega Paola Barbuscia, presidente di Marevivo. Diciamo che il reato di avvelenamento ci ha portati ad andare in Cassazione, per fortuna, perché almeno non è prescrivibile questo reato, che è veramente molto importante. Ma a noi interessa ancora di più non solo essere parte lesa in questo processo, sicuramente questo è prioritario, ma ci interessa fondamentalmente che venga messa veramente in sicurezza la discarica Tre Monti. Continua a rilasciare quotidianamente inquinanti terribili, con conseguenze gravissime per la nostra salute. Le associazioni Mila Donna Ambiente, Mare Vivo, Eco Istituto Abruzzo, Italia Nostra accusano il commissario Adriano Goio di colpevole immobilismo. Citano una comunicazione da lui ricevuta da parte del Ministero, spiega i particolari Ed Vige Ricci di Mila Donna Ambiente. Abbiamo scoperto una lettera del Ministero Ambiente, degli uffici del Ministero che sovrintendono al SIN di Bussi, cioè la messa in sicurezza e bonifica del SIN di Bussi, che scrivendo al commissario Goio 16 mesi fa chiede di utilizzare i soldi di cui Goio potrebbe disporre, quei famosi 50 milioni di euro, per immediatamente passare alla messa in sicurezza e alla bonifica e sistemare i lavori della discarica ai Tre Monti. Allora noi ci chiediamo, ma se il Ministero, che ha la cura di tutto il SIN, escluso la discarica che è commissariata a Goio, sa quello che bisogna fare, a nostro parere un commissario che non fa niente diventa un tappo a che la cosa si faccia. Ne chiediamo le immediate dimissioni.